Benvenuti o bentornati sul canale, io sono Eric Garcia e stamani, come da trailer, presentiamo il Fox Aruru della FKMD, linea militare Fox, in versione, come potete vedere, con manicatura bianca. Adesso andiamo a vedere tutto il dettaglio, eccetera. FX506W, white, W sta per white, bianca, il codice. Bellina la scatolina, veramente carina. Ora il bigliettino della Fox l'ho levato, io l'ho lasciato a casa. Ecco come si presenta, con una bella pouch dove all'interno c'è il coltello. Bene, si parla di un chiudibile, eh? Guardate bellina la pouch, dietro c'è riportato FKMD, Fox Knife Military Division, tacco molle, clip, e dentro c'è il coltello che andremo a vedere. Ovviamente tutto in collaborazione con Coltelleria Il Fiammifero. Come detto, cordura 1000 per questo Aruru. La Fox ci fornisce di questa pouch davvero davvero carina, come potete vedere, molto molto bella. Possibilità anche del porto orizzontale, qui ci passa tranquillamente una cintura, e orizzontale ambidestro, ovviamente, perché non è che c'è, all'interno c'è il posto per il coltello. E adesso andiamo a vedere questo Aruru com'è. Eccolo qua nelle mie mani, come potete vedere non è proprio piccolo piccolo, eh? Va bene? Quando è chiuso è così. Sistema di apertura back lock, non ci sono i toolstud per aprire la lama, invece erano comodi, perché comunque risulta un po' scivolosa la lama, quindi a fare una bella pressione, non qua ma qua. A me riesce molto bene aprirlo qua con un dito, ci vuole però un po', che è un po' scivoloso, vabbè. Però si apre, ragazzi. Eccolo qui. Allora, back lock per chiuderlo. Abbiamo poi la six lock per una chiusura per lavori un po' più gravosi. Si sposta il cursore orizzontale che va a bloccare la lama. Va buono? E quindi il back lock qui viene chiuso. Viene disarmato praticamente. Ok, eccolo qua. Vi ricordo che l'Axis Lock è un prodotto della Batchmade, inventato e sviluppato dalla Batchmade americana, e come potete già vedere dalla linea della lama è un piccolo parang, ok? Un piccolo parang con, io direi quasi con una punta come il Jungle Parang. Ora ve lo metto a favore di telecamera, vedete? Molto molto bello. Adesso ora andremo a elencare le sue misure, peso, eccetera. Mi vorrei soffermare nelle due versioni che ci sono. C'è la versione nera con la manicatura in G10, questa è la manicatura bianca in HPL white. HPL sta per High Pressure Laminate, cioè sarebbe praticamente lavorata con CNC, materiale igienizzato ad alta pressione a base di resina e fibre, praticamente insomma è fatta di fibra e resina, va bene? Molto molto comoda, molto molto bella, si impugna bene, poi lo vedremo nel test. Acciaio N690 temperato HRC 5860, lunghezza della lama sono 11 cm, lunghezza totale sono 26 cm, lo spessore sono 5 mm, il peso sono 300 grammi, quindi molto molto carino per diversi lavori, ora non gravosi, esagerati, però lo vedremo come tiene, ok? Penso di aver detto tutto. La lama, come potete vedere, è sabbiata, e adesso andremo a testarlo. Prima del test vediamo la Fox come ce lo manda, prova di taglio,
c'è un po' di vento, vediamolo. Vabbè, dai ragazzi, bomba a mano, esagerato. Buono, buono, ci piace, testiamolo. Alla bimbi si parte sempre roba più piccolina, comunque sempre leccio, e vediamo come va a salire. Ovviamente 11 centimetri in avanti, 300 grammi, cioè azioniamo la six lock, eccolo qua, messo, e vediamo come va. Bomba a mano, esagerato. Sta bene in mano, sta bene in mano. La roba così, perfetto, eh? Vediamo, continuiamo. Guardate qua. E passiamo a qualcosa di più grosso, perché questi lì per ora è preciso anche. Va giù diritto, preciso. Una bellezza. Una sorpresa, per me, devo dire la verità, una sorpresa. Vediamo un attimino con questo come ci sta. Buono? Vediamo, senza guanti io, sempre senza guanti. E spacca, sti vedi, li mangia, ma li mangia di brutto. Allora. Sì, lo sfonda. Ho già aperto. Sorpresona, sorpresona. Date via. Vabbè. Niente. Questi visti li mangia. Perfetto, bimbi, è perfetto. Ora io userei anche un po'. Proviamo un pezzo più grosso, vediamo, perché comunque è una sorpresa esagerata, questo coltello lì, tanta tanta roba. Manico stondato che sta bene, io infatti ora non vedo l'ora poi di provarlo in arretrata per il chopping. Vediamo un attimino se lo proviamo su qualcosa al limite, vediamo che succede, eh. Allora bimbi, oh, vi siamo al limite, eh. Guardate dov'è il finger, dov'è la lama, sempre leccio, ragazzi, ora vediamo cosa succede, eh. Rimbomba, via. Oh, bimbi. Guardate la punta, eh? Si risparmia nulla,
La punta, guardate se esce di punta. È roba, è roba. Mi ha impressionato. Non si muove, eh? Non si muove. Veramente bravi della Fox. Bravi, bravi, veramente bravi. Disarmiamolo. Vediamo. Nulla, perfetto, perfetto. È veramente, veramente un bell'oggetto. Poi ovvio che questi lì, senza guanti poi, eh. Ora, lavorandoci, come potete vedere, la manicatura bianca si va a macchiare, poi vedremo come pulirla a casa, eh. Vedremo un attimino. Guarda, spettacolo, spettacolo, via. Allora, un batoning è promosso. Promosso, 11 cm di lama, ragazzi, veramente, veramente bello. Bello. Adesso andiamo a vederlo in altre tecniche, e vediamo come va. Perché, ora all'inizio non l'ho detto, ma come potete vedere, oltre all'arretrata, molto comoda, guardate. Per cioppare c'ha la classica impugnatura e c'ha una anche avanzata, vedete? L'indice sullo svaso, sul finger e il grip qui del jimping col pollice. Questa è quella avanzata per i lavori un po' più di fino. Una, due. Veramente ben studiato, mi piace molto. Mi piace molto le due Torx in fondo che lo reggono, ovviamente c'è anche il forellino per un cordino, tosto, tosto. Allora, impresa all'inglese, sto facendo un picchetto. A me dà fastidio, come potete vedere, guardate il mio pollice, lo vedete? Qui, qui, vedete? Sono sbucciato un pochino. Mi dà fastidio il bottone dell'Axis Lock, perché forzando in questa presa qua il mio pollice va a strusciare qua, quindi ora mi metto i guanti e vediamo. Ovviamente l'impugnatura è personale, magari gente lo piglia un po' più dietro, poi magari non succede, però io che lo impugno, sì, a me c'ho le mani grosse e a me mi sbuccia la mano e non va bene, ok? Quindi col guanto vediamo. Col guanto si sente nulla, è tutta un'altra cosa e abbiamo la nostra punta. Andiamo a vederlo ora, facciamo la tacca e via, vai. Allora, non è facile, non è fatto per i lavori di fino, eh.
ve lo dico subito, perché c'ha questa punta un po' cicciona, e comunque questa puntina alla Jungle Parang non è poi male. Però ovviamente per i lavori di fino prendete altro, ok? Comunque si riesce a fare, ora visto è tutto storto, Davide, si riesce a fare comunque la tacca abbastanza bene e niente. Eccolo qua. Vuole un po' di maniera, un po' di pazienza, ma si lavora. Quindi anche su questo, bomba. Diamolo sul taglio netto, che è uno dei più bastardi. Questo è grosso, vediamo che succede. E là, e là, avete visto? Ha ceduto, guardate, venuto via tutto. È venuto fuori un pippolino lì, ora ci andrà a vedere un attimino e so se riesco a farvelo vedere. È questo qua, vedete? Guardate qui, c'è l'Assix, vedete? C'è un pippolino che viene fuori di qua. No, l'Axis Lock. Allora, vedete cosa si è rotto? Si è rotto il pezzo di dente dove, allora cerco di mettervelo a favore di telecamera, guardate, dove praticamente aggancia l'Axis Lock. Eccolo qua. Cioè, ora si muove un pochino, lo posso anche richiudere, però vedete, guardate, chiusura, lui cede giustamente perché gli manca il pezzettino qua, che ora è cascato, non lo troverò mai di sicuro. Eccolo qua. Ora questo lo rimanderemo al Fox col video e vedremo un attimino cosa succede, cosa ci dicono. E poi qui si è allentata questa vite qui, potete vedere, ora ve la metto a favore di telecamera, lo vedete, è venuta fuori questa vite, guardate, mentre di qua vedete non c'è. Peccato, perché è un bel coltello, è andato forte anche sulle cede al limite, peccato, bello, però questa cosa qua va risolta. Allora, a parte questo problemino qui che c'era anche te, hai visto? Sì, sì. È un problema, peccato che va risolto un Fox, perché poi il coltello è valido. Come scuochi, c'ha quel problemino lì. Quindi va risolto. Vediamo, tanto ormai la prova è finita perché si chiude. Vediamo quanto ha perso però, tanto per vedere quanto aveva perso. Ragazzi, guardate. Pochissimo, Guardate qua. Sì, ha perso un po' più nella parte centrale, però guarda, ha perso poco, peccato. Questo è un problema che va risolto. Ora io mi sentirò con Alessio e anche con, se è possibile, anche con Maseri della Fox per risolvere questo problema, perché questo è un coltello davvero valido. Però sì, tu l'aveva fatto, però non può cedere così su un legnettino, ragazzi, anche di taglio sì, e lo deve mangiare, cioè è una cosa che va risolta. Allora, ma mia per nulla, B&B, ma mia per nulla. Allora, eccolo qui. Bene. Io vi ci metto il Formax Scout accanto. Questo si trova a 110 euro e questo qui a 153, 160, non mi ricordo. 300 grammi, 2,85, 2,83. 11 centimetri, 10 e qualcosa, 10 e 16 così. Cioè, vogliamo vedere dove si è piantato lui, eccolo qui, eccolo qui. Dove si è piantato lui, cosa fa il Formax? Vediamo. Eccoci, eccoci qui.
Stesso sciocco, questa è la riga che ha fatto la Ruru. Ora ci guarda lui, eh. Qui c'è il tiradocche che è la usura più potente al mondo, bimbi. Però, cioè, voglio dire, bisogna sistemarla questa Six Lock della Fox. Bisogna sistemarla a tutti i modi. Perché il coltello è valido, quello lì, è veramente valido. Questo poi è una cosa a parte, è logico. Inoltre, guardate qua sulla dorsale, guardate qua, qui è a fine manicatura e di qua si è spostata tutta. Cioè, si è spostata tutta. Quindi, cioè, mi sembra riduttivo, cioè, dire vende un coltello e gli dico ragazzi è per tagliare due legnettini così, quando invece deve essere potente, deve essere. Ora, non ti dico deve buttare giù l'albero, però questi legni vili deve mangiare, come ha mangiato il leccio. Evidentemente forzandolo, forzandolo, poi cede, ma cioè, nelle sue misure, anche se era un po' al limite, però ragazzi è andato forte, veramente forte. Con questo chiudo il video, saluto a tutti i bimbi, da ragazzia vi farò sapere cosa ha risposto la Fox tramite coltelleria a fiammifero, noi ci mettiamo la faccia, facciamo vedere che comunque si fa test seri e non si nasconde nulla, si nasconde niente, che le collaborazioni ci sono, ma va fatto vedere veramente cosa succede sul campo. Ecco quello che siamo andati a perdere dell'unghia, lo vedete? Il pezzettino che si è staccato dalla Ruru. Vedete? Questo qua si è staccato questo. Allora, tornati a casa, conclusioni finali. Questo video è uscito anche per la trasparenza che c'è tra me e la coltelleria, il fiammifero. Per far vedere che comunque che io testo i coltelli per lui per avere diciamo anche un response, un feedback sulla la resa del coltello. E un coltello dopo 10 minuti, quarto d'ora, 20 minuti non può non cedere così, cioè, altrimenti la gente si troverebbe poi a portare il coltello nelle coltellerie dopo 10 minuti, da un giorno, 2 giorni da quando l'hanno acquistato. Un coltello del genere deve poter dare soddisfazione e diciamo affidabilità in campo su cose così. Questo è un pezzettino di leccio che ho preso, che metterò nella scatola per mandarla a Alessio, poi vedrà poi a mandarla sua alla Fox per far vedere che comunque, insomma, voglio dire, cioè, ragazzi. Questo via di netto lo deve tagliare, non c'è verso che la chiusura non è, cioè, si spezzi. Come potete vedere, guardate. Cede, perché manca il pezzo che vi ho fatto vedere. Quindi, parlavo di trasparenza, i test io che faccio sono test reali, test che purtroppo se succede si fa vedere. Ma più che altro per far vedere che la coltelleria fiammifero ci mette la faccia come ce la metto io. E quindi non si nasconde nulla e facciamo uscire il video così perché il cliente sa che quando va da Alessio, coltelleria fiammifero, sicuramente se trova un coltello che ho testato io è un coltello valido e non che ha delle problematiche. Io spero che Fox, essendo un'azienda italiana, quindi ci tengo, riesca a sistemare questo problema, cioè a ovviare questa chiusura e metterne una molto più affidabile, perché così altrimenti è inutile fare i chiudibili. Questo io lo spero, io penso che riescano a fare una chiusura adeguata e con questo niente. Chiudo il video, un saluto a tutti da Erigazia e Coltelleria, il fiammifero.